Cari amiche marchigiane, cari amici marchigiani, se hai qualcosa da nascondere le mani meglio sotto, altrimenti non c'è problema. Dico a Roberto Cenci perché il pubblico magari avrà sentito questa domanda dei nostri teleradio ascoltatori che diventano protagonisti. Questa è la rubrica Francamente, la rubrica dedicata al nostro Franco Grasso, che è tra l'altro uno dei nostri ospiti. Non so se la nostra ospite conosceva bene, ne era amico, è una parola non spesa a caso, non spesa in termini social, ma una parola vera, amicizia, quella che legava Roberto Cenci. Ben ritrovato qui a Buongiorno Marche. Forse per Buongiorno Marche è la prima volta, è stato ospite a Punti di Vista qui nei nostri studi. No, abbiamo fatto una puntata col professor Mirko Fanelli qualche anno fa sul tema, sarebbe da rifare tra l'altro, sul tema del registro tumori, argomento molto molto delicato. Stamattina però, e salutiamo e presentiamo anche la collega, quasi collega, sfiorata collega Lucia Palozzi, buongiorno. Buongiorno. Attrice, pensate, attrice, vero? È vero. Com'è successa questa cosa? Per sbaglio? No. Ecco, non domanda proprio difficile. Per sbaglio, via. Era una vocazione la sua? Sì. Ho iniziato come attrice amatoriale nel Lazio, da dove vengo, e poi dopo ho seguito questa strada attraverso due o tre incontri fortunati. È diventata o provvidenziali, dipende provvidenziali, appunto da quello, esatto, che uno ci vede dentro. Siamo qui proprio infatti questa mattina, come chiedeva Gianluca, Gianluca ripeto il tuo messaggio perché è proprio da lì che prende spunto. Ciao Maurizio, ma lo spettacolo di questa sera di ragazzi, Roberto, ragazzi, sei contento che ti definiscono? Ragazzi che raccontano uno spaccato di Falconara, verrà replicato anche venerdì sera, perché non ho fatto in tempo a prendere i biglietti per questa sera, ci dice Gianluca. Effettivamente è sold out, ecco qua anche la locandina che trovate sui social network. Onda Verde Onlus presenta Diaria di Fuoco, di Terra, di Mare, spettacolo teatrale con musica dal vivo questa sera, giovedì 20 aprile alle 21:15 al cinema Excelsior in via Leopardi 48, ma anche appunto, e lo diciamo soprattutto per Gianluca, domani venerdì 21 aprile alle 21:15. Intanto diciamo subito, c'è ancora qualche biglietto per venerdì domani? Sì, sì, per domani ci sono biglietti, sì. Abbiamo pensato questa data in corsa, non era in preventivo, abbiamo ricevuto già questo primo regalo, tanta attenzione, e finiti i biglietti, insomma, più di 10 giorni fa, ci siamo inventati questa replica per domani sera. Furor di popolo, diciamo, sì, furor di popolo. Sì. Ma chi, come Gianluca, fosse interessato a venire eventualmente domani, attenzione, poi vi spieghiamo anche come contattare, ci sono dei numeri di telefono, tra poco li proporremo ufficialmente attraverso anche i nostri touchscreen e la pagina Facebook, la pagina evento che trovate comunque sui social network. Iniziamo a intrigare un po' il pubblico, intanto dal titolo, Diaria di Fuoco, di Terra, di Mare, insomma parlate di un sacco di cose, pieno di pregno di argomenti questo spettacolo. Allora, diciamo che a partire dal titolo c'è stato tutto un processo di ricerca e di selezione, di scelta. Chi lo ha scelto questo titolo? Insieme. È stato un processo collettivo come tutto quello che ha accompagnato la creazione e la realizzazione dello spettacolo. Diaria di Fuoco, di Terra e di Mare significa praticamente parlare di relazioni tra le persone, di relazioni tra le persone e l'ambiente dove vivono e di relazione tra le varie modalità d'espressione delle persone, una più passionale, una più radicata e legata alla terra, un'altra più morbida d'accoglienza, un'altra più di volo, di sogno. E quindi Roberto, di questo percorso cosa rappresenta? Aria, fuoco, terra o mare, Roberto? Ma io faccio un po' fatica a collocarmi in uno di questi elementi, perché forse così a livello emotivo li sento un po' tutti. Mi colloco in un contesto, diciamo così, in cui avevo questa idea, il piacere di poter raccontare quello che c'è dietro l'impegno che alcuni magari vedono quando approdi in televisione per un'intervista, un servizio, fai una manifestazione, un'assemblea. In realtà in questi anni noi abbiamo incrociato la vita, la storia e le esperienze di decine di persone che erano sensibili o che sono state toccate dai temi che abbiamo trattato con l'impegno civile portato avanti come volontari in Onda Verde. Ma quindi, cos'è che ti spinge? Questo forse è fuoco a questo punto, forse è il fuoco, il sacro fuoco della,
del senso della partecipazione? La partecipazione per me è la cosa più importante, la cosa che, diciamo, in questi anni ho cercato sempre un po' di rispettare, mai muoversi da soli, fare le cose in maniera collettiva, immaginare, creare un percorso, un progetto, un'iniziativa che sia sempre il frutto di una passione collettiva. Non facile, cioè qualche rospola avrai dovuto ingoiare lì. Qualche terra l'avrei dovuta assaggiare. Sicuramente, sicuramente, e qualcosa, forse questo spettacolo riuscirà un po' a far capire al pubblico, perché abbiamo lavorato su delle storie, abbiamo, grazie a Lucia, abbiamo tirato fuori, raccontato anche delle cose che forse avevamo un po' nascoste dentro noi stessi, e credo che la sfida è quella proprio di pensare di essere riusciti a trasformarle e portarle in scena stasera e domani. Si parla di drammaturgia collettiva, che non è una roba drammatica che succede tra tante persone, cosa uno verrebbe così chiamato a interpretarla così. Ce lo spiega bene Lucia Palozzi, cos'è la drammaturgia collettiva, poi tra l'altro realizzata nell'ambito del progetto Radio Penelope. Sì, la drammaturgia collettiva è un processo partecipato di creazione artistica e di scrittura. Cioè ci si mette tutti insieme? Ci si mette tutti insieme. Un brainstorming? Sì, si inizia da un brainstorming, poi si propongono, chi conduce, chi facilita propone delle attività. E tu sei la facilitatrice, giusto? Sì. Era facilitatrice, facilitava bene? Molto bene, ci siamo anche molto divertiti. Diciamo che come facilitatrice gli ho anche complicato un po' la vita, non è stato proprio facile, ma una complicatrice più che una facilitatrice. In particolare in questo progetto l'idea è che dall'incontro tra le persone poi dopo esca fuori un punto di vista filtrato dalla narrazione. Filtrato, ecco, quindi è come se... l'archetipo, l'immagine di Penelope. L'archetipo, attenzione, sono le 9:15, c'ho la nonna che mi segue, non dica archetipo, signora. Scusate. Facilitatrice, attrice. Scusate, come una parolaccia. Si è commossa, anche, vedete? Sto recitando in questo momento, attenzione, questi trucchetti. Intendevo dire che l'immagine di Penelope viene un po' proprio da questa modello, idea. Il modello. La figura, simbolo di Penelope richiama un po' questa idea di tessere insieme dei fili di provenienza diversa, di tipo diverso, e cercare di scorgere quello che è l'ordito che regge poi la trama, cioè quello che sta dietro, quello che c'è a monte e che dà un senso all'esperienza, dà un senso all'incontro, dà un senso alla storia, che di per sé potrebbe essere solo un racconto personale, individuale, e che non produce senso, non porta valore a una collettività. Perché può farlo. Penelope, non ci dimentichiamo, la moglie più fedele nella storia dell'uomo, che aspettava Ulisse, anche lei ha un Ulisse da attendere, cara. Ma veramente no. Parliamo di mare, siamo nel mare, visto che appunto di aria, di fuoco, di terra, di mare, ricordiamo per chi ci segue in questo momento su Radio Center Music, presentato da Onda Verde Onlus, drammaturgia collettiva realizzata nell'ambito del progetto appunto Radio Penelope a cura di Lucia Palozzi. Questa sera scordatevelo perché è sold out e questo è un bel risultato, ma c'è la possibilità di seguirlo domani, venerdì 21 aprile alle 21:15 presso il Cinema Excelsior di Falconara, via Leopardi 48. Lascio in sospeso un pochino e sto ripetendo queste informazioni perché per chi ci segue su TV in questo momento ci sono i numeretti in sovraimpressione da eventualmente comporre per avere informazioni ulteriori. Biglietti prevendita comunque presso il Punto Natura in via Bixio 5 a Falconara Marittima. Riusciamo ad anticipare anche qualcosina? So che è una domanda che non piace a chi poi sta per proporsi al lagone. Qualche piccola cosetta, dai, facciamo un po' di gossip. Qualcosa diciamo. Intanto, dai. Una cosa che curiosa, forse, che ha sorpreso anche noi, è stata questa. Noi abbiamo immaginato un po' dall'inizio, ma in realtà poi ha preso forma strada facendo, l'idea di fare uno spettacolo che contenesse anche la musica. E canta Roberto Cenci? Pochino? Questo non lo sveliamo, però mi dicono dalla regia che appena ricevuta questa notizia ci sono dei svenimenti, le prenotazioni sono crollate.
Scherzo. No, avevamo pensato all'inizio di usare musiche già esistenti, delle canzoni che già esistono. Poi in realtà Lucia è stata brava, ha tirato fuori un po' quello che alcuni di noi avevano dentro. E ad esempio lo spettacolo sarà realizzato con musica dal vivo, quindi suoneremo anche dal vivo. E soprattutto le musiche sono tutte originali, sono state scritte da uno dei membri di questo gruppo che ha lavorato insieme. Quanti da, ne siete? Siamo una dozzina. Porca dozzina, la battuta l'ha fatta Roberto fuori onda. Sì, è sporca questa dozzina. Nel senso di variegata, sì, nel senso di sì, molteplice, sì. Multicolore, così come multicolore è il simbolo che è stato utilizzato per questo spettacolo. Mi dicevano fuori onda che è un mandala, cioè mandala in onda, io lo sto mandando in onda, adesso ho obbedito. Scusate, facezie. Di cosa si tratta questo simbolo? Come, cos'è? Da dove viene? Dove l'avete pescato? A chi avete tolto i diritti? Dovrete pagare i diritti per averlo scelto? No? Sì, li abbiamo già pagati. Fiumi di soldi, di diritti d'autore. L'abbiamo trovata, è collegata a una preghiera degli indiani Dakota del Nord America. E questa preghiera si chiama Micha Kuyeo Yasin e significa tutte le mie relazioni. Adesso la ripete Roberto? No, è meglio no, di no. Perché come Paganini già sei diventato un attore professionista. Non ripeto. Sei un businessman, bravo. Significa tutte le mie relazioni, tutte e questa relazioni. È invocazione appunto sul all'universo e al fatto che se siamo qui tutti insieme è perché siamo tutti correlati. E siccome era molto, ci piaceva l'immagine, ci piaceva l'idea, e c'è un po' tutto, c'è la terra, c'è il cuore che batte, c'è un cerchio di persone intorno. Questi siete voi, giustamente, c'è la terra con al centro un cuore e poi negli estremi, nei lati, c'è il sole, c'è il mare, c'è l'aria, la terra, appunto. Sembra fatta apposta per voi questo. Sì, è una volontà, un'intenzione, un volersi prendere cura gli uni degli altri, alla pari, e soprattutto voler bene anche al pianeta in cui viviamo, insomma, ecco. E quindi c'è questa trasversalità di intenti e questa unione che porta poi le persone a cercare di fare qualcosa, ecco, per migliorare anche le condizioni. Torniamo un attimo al pubblico. 349-391-899, c'erano dei messaggi in sospeso. C'è per esempio Giorgio che ci manda un ciao. Ciao Giorgio, vi saluta l'amico Giorgio così, senza aggiungere altro. E poi no, la remuntada, ma la remutanda. Ha fatto il Barcellona, questi giochi di parole, veramente carino, però quasi quasi lo twitto. Quasi quasi lo twitto. E poi sono milanista, ho fatto meglio del Barcellona battendo la Juve nella Supercoppa, anche se sono stati necessari, lo ricordiamo, i calci di rigore. Sì, effettivamente. E sul filo filosofico quasi del ragionamento, avendo il Milan conquistato la Supercoppa Doha ai danni della Juventus, si può dire mutatis mutandis, appunto, per tornare alla remutanda di qui sopra, che il Milan è più forte del Barcellona. C'è questa opinione, io la rispetto. Dai Mauri, dici la verità, non è possibile che ancora nessuna TV nazionale ti ha contattato. Guardate, proprio no, sto anche adesso controllando il cellulare, ma non ho chiamate da Mediaset, purtroppo. Ma cosa andate a pensare? Io sto tanto bene, sono come un pissello nel suo bacciuello, a DTV, questa è casa mia e non si sta meglio in nessun altro posto che a casa. Ed è forse proprio lo spirito del senso di casa, di appartenenza, che ha dato il destro per creare questo spettacolo. Torniamo ai nostri ospiti di Aria di Fuoco, di Terra, di Mare. La domanda è semplicissima eppure difficilissima, ma perché c'era bisogno di uno spettacolo di questo tipo? Cioè, perché vi siete messi insieme? Perché avete chiamato Lucia per creare qualcosa che fosse particolare e diverso? Perché uno spettacolo teatrale su quello che siamo, fatto in questo modo, non è da tutti i giorni. Beh, perché diciamo l'Onda Verde e i comitati cittadini, i comitati storici di quartiere che da anni si battono a Falconara per questioni ambientali, sulle tematiche della salute, che in molti casi abbiamo trattato anche da questi studi, stiamo facendo un lavoro di recupero di reperti, video, fotografie, testimonianze di un impegno civile che oramai per alcuni, insomma, dura da,
da circa 15 anni, e all'interno di questo lavoro di recupero c'era anche l'idea così di dare la possibilità, un'immersione, di offrire qualcosa alle persone che con noi hanno condiviso questo percorso in questi anni, ma anche chi ci ha semplicemente osservato, guardato dall'esterno senza mai troppo avvicinarsi. C'era anche l'intenzione di recuperare la memoria anche delle emozioni, delle nostre emozioni, perché credo che spesso anche chi sta a casa non so che idea, io a volte penso, ma cosa pensano gli altri di coloro che portano avanti un impegno civile, magari come volontario, no? Senza un incarico in politica, senza niente, cosa pensano gli altri? E credo che forse alcuni provano a dare delle giustificazioni le più varie, ma pochi si rendono conto di quello che poi ci si porta a casa quando l'impegno finisce, quando la manifestazione finisce, quando l'assemblea finisce, quando hai incontrato una persona che hai provato a stimolare da un punto di vista istituzionale, politico. Cosa resta a noi, no? L'amaro, la soddisfazione, la speranza, a volte le delusioni. E quindi l'idea dello spettacolo nasce per cercare di raccontare questa sfera qua, che forse è poco pubblica, era molto nostra, molto interiore, molto personale, e attraverso questo lavoro con Lucia abbiamo cercato di tirarla fuori e stasera e domani di offrirla al pubblico. La facilitatrice è soddisfatta, insomma, di questa risposta? Si vede che sì, c'è stato un lavoro anche di introspezione. Sì, c'è stato un lavoro anche di introspezione e anche di gruppo tra loro, nel senso che il processo di costruzione collettiva è un processo di auto mutuo aiuto, che non è, come dico scherzosamente a volte, aiutarsi a pagare il mutuo insieme, un'altra roba. Scusate, esatto. Quindi diceva di confronto oltre che d'aiuto reciproco. E per me un'operazione come questa ha senso perché il teatro e la narrazione, che è una delle pratiche più antiche dell'essere umano, ha la capacità, la facoltà di contattare, di mettere in relazione le persone da un punto di vista empatico, emotivo, empatico, non mentale. Io vado via. Empatico, che vuol dire? Nel senso di condivisione profonda, capire, di condivisione, sentire i sentimenti dell'altro, riuscire come fossero i propri stessi, riuscire a sentire formato, i sentimenti dell'altro come se fossero i propri. Questo il teatro lo sa fare e riesce a superare delle barriere, barriere di qualsiasi tipo, di anagrafiche, di nazionalità, di ideologia. Ci sono altri due sms per voi. C'è Veronica che chiede, è una domanda giusta, avrei dovuto farla io, quindi hai ragione Veronica, grazie. È uno spettacolo adatto anche ai ragazzi, chiede Veronica. Ah, grazie per questa domanda. L'hai mandata tu? Ti sei fermato Veronica? No, 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 no. Non c'è il cellulare. No. Risponderò così: noi abbiamo fatto una scelta per questo spettacolo, cioè i minori di 18 anni ricevono un biglietto, ovviamente bisogna procurarselo per una questione di posti disponibili, però ricevono un biglietto gratuitamente, e questo la dice lunga. Cioè noi pensiamo che abbiamo fatto una scelta sia nell'importo in generale, che è un importo del biglietto giusto per coprire le spese, perché l'obiettivo non è fare cassa con questo spettacolo, assolutamente. L'obiettivo è coinvolgere delle persone, offrire loro uno spunto di riflessione, ma soprattutto un nostro punto di vista, perché noi in questi anni abbiamo intrapreso delle azioni, delle iniziative, ovviamente abbiamo un punto di vista rispetto agli eventi a cui abbiamo assistito e partecipato. E abbiamo scelto proprio di rappresentarlo questo punto di vista senza tanto nasconderci, e lo spettacolo è uno spettacolo adattissimo per giovani adulti che si apprestano ad essere maggiorenni adulti in un mondo che qualche problemino ce l'ha, e quindi abbiamo fatto questa scelta e saremo molto contenti se ad esempio nella data di domani sera il pubblico fosse costituito prevalentemente da giovani. Quindi ulteriore elemento, minori di 18 anni, c'è scritto anche nella locandina che pur brevemente, velocemente avevamo letto poc'anzi, l'ingresso è gratuito, proprio per cercare di seminare qualcosa di buono tra l'aria, il fuoco, la terra e il mare che ci circondano, perché l'elemento fondante tra aria, fuoco, terra e mare siamo noi esseri umani. Un'altra segnalazione da Chiara, che dice: il mio apprezzamento a Lucia Palozzi, che ho avuto modo di vedere e ascoltare in un suo spettacolo. Questo dice Chiara, si è commossa Lucia al momento, no, giustamente. Grazie. Grazie, cioè, vuole dire altro, no?
caffè pagato, per esempio, a volte capita che no. Volentieri. No, non mi sembra molto. Vieni che te lo offriamo, che te lo offriamo noi. Sono purtroppo le 9:28 minuti. Abbiamo un minutino e mezzo davvero per chiudere questa bella intervista, magari però ve la consegneremo anche a livello social, daremo modo ai nostri amici di ripubblicarla in modo tale che domani sera, se avete piacere e volete soprattutto conoscere, informarvi ma anche emozionarvi sui temi che ci circondano, trovate questo spettacolo a Falconara. Cosa vi augurate, questa è l'ultima domanda che è anche la più difficile, cosa vi augurate che senta o che ricordi uscendo, appena uscito dal cinema Excelsior, uno che è venuto a vedere lo spettacolo, cioè l'immagine, la parola, il gesto, la performance che vorreste uno si portasse a casa con sé? Stessa domanda per entrambi, chiaramente. Allora, ma tante cose. La principale forse è che le persone uscendo si rendano conto che non è vero che non accade mai niente attorno a noi. Attorno a noi accadono tante cose, a volte presi dalla frenesia, dalle esigenze che questa società, questo modo di vivere ci porta a fare. Spesso non vediamo, altre volte non vogliamo vedere le cose che accadono. Per quanto mi riguarda, spero che uscendo da questo spettacolo alcune persone abbiano magari quell'istinto, quella voglia di interessarsi un pochino di più alle cose di casa propria e in generale a quelli che riguardano tutti noi, perché credo che fondamentalmente la partecipazione alla vita pubblica in ogni forma, artistica, politica, sociale, di volontariato, quello che sia, io ritengo che sia la cosa più importante di cui abbia bisogno il nostro paese. Grazie Roberto. Lucia? Sottoscrivo. Veramente, ma guarda, io non lo so, che facilitatrice è questa più, qua? Non ci vengo più, basta, parlo dico troppe parolacce. Fortunatamente sì, dopo tra empatia e archetipo ce le siamo segnate, poi dopo faremo dei corsi di aggiornamento su questo. Grazie ad entrambi, in bocca al lupo per... no, si dice un'altra cosa a teatro, però non si può dire, siamo in televisione, sono termini che non vanno molto bene. Mi avete capito, ci siamo capiti questa sera, ma anche domani sera. Quindi per info e prenotazioni ci sono i numeri di SMS che vedete in sovraimpressione, biglietti in prevendita a 6 euro presso il punto Natura in via Bixio 5 a Falconò. A Falconò. Sì, sì, a Falconara. Sì, ho visto che c'era un no. L'ultima cosa che volevo dire è che noi in realtà abbiamo preparato anche un'ulteriore sorpresa che è contenuta nello spettacolo stesso, non la sveliamo perché vogliamo premiare il pubblico che con curiosità avrà fiducia, però l'annuncio che ci sarà una sorpresa ulteriore, perché questo progetto ha avuto così tanto entusiasmo che alla fine ha preso due strade che hanno camminato insieme e l'annunceremo domani. C'è una sorpresona, quindi non stasera ma domani. No, lo annunceremo sia stasera che domani. Sia stasera, sì, c'è una sorpresa, mi raccomando. Potremmo forse anche dirlo, ma chissà. No, se è una sorpresa. È una sorpresa, una sorpresa. Non voglio fare giornalista in questo caso. Faccio il vostro sostenitore, vi lascio la sorpresa per questa sera. A proposito di sostenitori, e poi ci dobbiamo fermare, sostengo Onda Verde da anni, anche con il 5 per 1000. Siete indispensabili per difenderci, bravi, dice Cristina. Grazie, non conosco chi possa di prima essere di Lucia, Cristina. Grazie. La cosa, diciamo, che più ci ripaga è quel minimo di... Si commuova un po', si commuova. Dentro è commosso parecchio questo ragazzo qua. Questo ragazzo diventato attore, non avrebbe mai detto. Forse Roberto, merito anche di Lucia. Ci fermiamo, grazie. Appuntamento a domani mattina con Buongiorno Marche e la rassegna stampa dalle 7 alle 9. Poi dalle 9 alle 9.30, 9.32 come in questo caso, l'appuntamento con la rubrica Francamente. State con noi, buongiorno per tutto il giorno.